un esame molto serio e importante, stabilirà chi è il sommelier. Sì, sarà il primo, verrà proclamato il miglior sommelier d'Italia. Tra quanti? Beh, qui in semifinale ne avevamo 7 quest'anno, anzi 8, ma uno ha avuto problemi e non è arrivato, quindi da, da questi 8 sceglieremo il migliore. In che cosa consiste l'esame ultimo? In diverse prove, vale a dire degustazione alla cieca di 3 vini, riconoscimento di bevande varie, distillati, liquori e altro ancora alla cieca. Saranno bendati? No, 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 non bendati, ma prodotti di cui non conoscono l'origine. Saranno serviti in un bicchiere anonimo, quindi. Poi dovranno correggere una carta dei vini con errori, indicare gli errori e le correzioni, fare un servizio, degustazione, servizio della birra, degustazione del caffè, abbinamento ad un menù internazionale di diversi vini non solo nazionali. A questo punto ci sarà anche una prova sorpresa fotografica in cui verranno proiettati dei personaggi del mondo del vino e dovranno riconoscerli. E poi altre valutazioni che riguardano la conoscenza e la capacità di parlare in lingua straniera, l'attitudine, la classe, lo stile, ecco, tutte prove che ovviamente vengono valutate da una giuria composta da 16 persone, sia italiane che straniere, in modo molto oggettivo, proprio per essere certi che il vincitore sia veramente il più bravo. Il primo esame di Vaccarini risale al? Risale al 1971, sempre per il miglior sommelier d'Italia, poi lo rifece ancora nel 72, fino al 1978 quando vinsi il titolo di miglior sommelier del mondo a Lisbona. Io ti ho conosciuto appunto già campionissimo del mondo. E quanti eravate a Lisbona? A Lisbona eravamo in 18 di tutto il mondo, 18 semifinalisti, quindi la selezione ovviamente partiva da numeri molto più larghi. Certo. Ci auguriamo che il vincitore di domani sia bravo come Vaccarini, anche se sarà secondo me molto difficile.